Io direi che più che un odio, ciò che vedo è, io la chiamo un'antropologia negativa, cioè più che l'odio si guarda al vicino con un certo risentimento. Tempo fa, come dire, una persona mi ha raccontato, dice, a Milano io sono arrivato tantissimi anni fa da Napoli, mio papà era una persona comunissima, qui mi sono fatto strada via via e oggi ho un buon stipendio. E però sono arrivato al punto che mi devo giustificare di questo stipendio, come se, come dire, qualsiasi affermazione, qualsiasi accumulazione di sapere, di conoscenze e anche di risultati debba essere vista sotto l'angolazione del sospetto. Ecco, è una cosa diversa, per carità, è negativa sul piano dell'antropologia. Però ecco, non è l'odio politico sociale degli anni 70, è negativa perché in qualche maniera mina, se vogliamo, le ambizioni sane, la tendenza a migliorarsi, perché tutto ciò che in qualche maniera è visto come un gradino di eccellenza sembra essere ottenuto con meccanismi perversi. Ovviamente c'è molto di perverso nel sistema italiano per il clientelismo, per il nepotismo, fortunatamente non è tutto così. E comunque, Dario, comunque confonderli dà un messaggio ai giovani che meno fanno meglio stanno, che non è giusto.